Buona e santa serata a tutti. Un abbraccio affettuoso a questa grande famiglia. Oggi nelle dirette non ci siamo potuti vedere nella coroncina perché ho partecipato al funerale di un amico sacerdote e quindi non abbiamo pregato insieme. Domani è un giorno bello perché il mio nipotino Matteo riceverà la prima comunione. Pregate per lui, pregate per tutti i bambini che in questo periodo ricevono i sacramenti. E noi che facciamo? Ringraziamo Gesù, ringraziamo il Signore, ringraziamo la Madonnina per i benefici che abbiamo ricevuto in questo giorno. Affidiamogli questa notte che è davanti a noi, chiediamo di vegliare sulla nostra vita, sulle nostre case, sulle nostre famiglie e mettiamo ogni pensiero, ogni preoccupazione nel cuore misericordioso e bello di nostro Signore Gesù Cristo. Facciamo insieme una preghiera e poi accogliete la benedizione serale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Un saluto alla mamma celeste. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un saluto agli angeli nostri custodi che vegliano sempre su di noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. È una preghiera per i nostri morti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una buona notte a tutti e a domani.